Fondazione Vanda di Ferdinando ha risposto a questa chiamata, a questa proposta di Fondazione Maruzza, che ha organizzato questo evento nazionale, il Giro d'Italia delle cure palliative pediatriche. E quindi abbiamo organizzato anche a Pesaro per la prima volta una tappa di questo Giro d'Italia delle cure palliative pediatriche. In che cosa consiste il nostro intervento? È un intervento di promozione presso la cittadinanza con questa ciclopedalata organizzata per il 28 di maggio. Ci vediamo in Piazzale Europa in Baia Flaminia alle 9 e alle 9 e mezza partiamo in direzione Fano, dove nella zona 106 faremo una breve sosta per poi rientrare entro le ore 12 con tutti insieme con un piccolo rinfresco, allietando questo momento del rientro con un piccolo rinfresco. Mi raccomando, per partecipare è fondamentale iscriversi mandando un'email a info@fondazionediferdinando.org oppure su Eventbrite. Questa era l'occasione buona per ricordare a tutti che, così come nella pedalata, così come anche nel ciclismo, c'è sempre chi sta a volte davanti per tirare il gruppo e chi sta dietro. Ecco, noi dobbiamo cercare di creare un gruppo bello e ogni tanto c'è qualcuno che deve tirare la volata. Ecco, in questo caso tutte le realtà di volontariato devono partecipare assolutamente, anche tutti i cittadini, perché dobbiamo tirare la volata per tutti questi bambini che hanno necessità delle cure palliative pediatriche. Sono pochissimi quelli che in realtà possono accedere, forse spesso per poca conoscenza. Quindi ecco, noi vogliamo organizzare questo evento, partecipiamo come CSV proprio per sensibilizzare il più possibile a questa tematica. WISP, come ormai sappiamo tutti, è un ente di promozione sportiva, ma è anche un'associazione di promozione sociale. Il nostro sottotitolo parla chiaro, ci chiamiamo Sport per Tutti, significa non escludere nessuno, in particolare le fasce più fragili della popolazione. Ieri, guardando nel sito proprio della Fondazione Maruzza, leggevo le varie definizioni che si danno a queste cure, e una di quelle che mi ha colpito maggiormente è questa, che le cure palliative pediatriche sono la risposta migliore che una società civile può dare alle persone fragili. E sai, la fragilità spesso è anche sinonimo di bellezza, di delicatezza, ecco, un qualcosa da tenere da conto. Cerchiamo di preservarla e di non dimenticarsi di queste persone. Abbiamo un aumento esponenziale di bisogni di cure palliative pediatriche. Tenete presente poi che anche nei confronti di pazienti minori che purtroppo entrano in un contesto di inguaribilità e affrontano un periodo di fine vita, in Italia ogni anno muoiono per malattie inguaribili circa 9.000 minori. La rete di cure palliative riesce a intercettarne 450, meno del 5%, quindi voi capite quanto è importante parlare di cure palliative, quanto è importante creare una rete, quanto è importante dare supporto ai pazienti e alle famiglie che hanno questi minori con bisogno di cure palliative. Cure palliative non vuol dire tirare il remo in barca, non vuol dire non fare più nulla, ma vuol dire affiancarsi e capire quali sono i bisogni di questi pazienti e, assieme alla famiglia, assieme ad altri professionisti, creare una rete per dare una risposta a questi bisogni.